passando la parola a Floriana Romagnoli, che rappresenta un caso, io sono giornalista quindi tendo sempre a vedere la particolarità, che rappresenta un tipo di impresa che di cui forse, io dicevo prima, 100 anni fa, ma forse anche prima, la fitodepurazione è un'attività che esiste da sempre. Insomma, io da ragazzino a casa, abitando fuori città, avevo il pozzo nero, che non è una cosa proprio ecologica, però in realtà con la fitodepurazione poi c'è un'evoluzione, perché la possibilità di utilizzare queste tecnologie, svilupparle, arrivare per esempio anche soltanto al recupero delle acque da poter riutilizzare o delle acque non potabili della casa o l'irrigazione, eccetera, rappresenta l'evoluzione di tecnologie. È veramente il caso di parlare di innovazione tecnologica e innovazione di processo? Certo. Sì, mi ha già introdotto bene, nel senso, magari chiarisco un po' anche così, faccio un po' la mia storia, nel senso che in Italia proprio di fitodepurazione cominciamo a parlarne proprio da qualche anno in realtà, che poi la fitodepurazione nasca dai romani e le marcite, cioè nel senso l'uso dei sistemi naturali per depurare delle acque reflue, quindi delle acque usate, è molto antico. Diciamo l'ingegnerizzazione di questi sistemi, quindi la ricreazione di ambienti, quindi l'uso di sistemi ricostruiti per ricreare appunto degli ambienti naturali, ma in maniera molto più controllabile, quindi dall'uomo, quindi progettati a monte per ottenere degli obiettivi anche di qualità certi, è molto più recente, risale più o meno agli anni 70 e siamo sempre in Germania come luogo chiaramente di nascita, perché citata la Germania, anche sempre presa per noi ad esempio sia nell'ambito solare, energie rinnovabili, ma anche per noi di questo settore acque e depurazione. Io stessa mi sono formata in Germania, ho conosciuto proprio la fitodepurazione, perché quando io ero in tesi cercavo una tesi un po' pratica, io sono laureata in scienze naturali e non volevo fare una tesi di ricerca, volevo qualcosa che avesse anche proprio una ripercussione nel quotidiano, no? Qualcosa che fosse anche utile, e già ero orientata appunto anch'io alle energie rinnovabili, quindi uno stile, un'idea di casa diversa, e sono stata in Germania ad Hannover, l'Energie und Umweltzentrum, non so se qualcuno ha già sentito nominare questo centro, comunque in Italia diverse persone poi sono state in questo centro a visitarlo, perché proprio facevano dei corsi di formazione. Ed era quello che mancava poi a noi, e ancora adesso manca comunque una vera formazione per chi vuole intraprendere questa strada, come ho fatto io, è veramente una cosa un po' ostica, perché proprio non ci sono i corsi all'università. Adesso si comincia a Bologna, ne parlano, però è sempre qualcosa, mancano i testi, per fortuna come di Reggio Emilia, adesso la Laura Montanari si è un attimo assentata, comunque qualche anno fa, nel 2000, aveva portato avanti appunto con l'assessorato ambiente un progetto in cui è stato pubblicato un manuale in italiano, e poi avanti, adesso comunque qualche testo comunque comincia ad uscire. Io stessa ricevo email e telefonate di persone che mi chiedono questo testo, dove recuperarlo, persone che devono studiare, quindi siamo ancora un po', non dico agli esordi, perché io ho 15 anni che ci lavoro e vedo comunque il lavoro fatto non solo da me ma anche da colleghi di altre regioni. Poi ho un respiro anch'io a livello europeo, e quando giro un po' l'Europa o il mondo mi tiro un po' su, dico ma ce la faremo anche noi, perché è appunto un settore dove ancora si parla di sperimentazione, invece in realtà se uno si forma basandosi sulle esperienze estere e se uno prova a realizzare gli impianti, poi insomma non sono così infattibili e le rese sono veramente ottimali, quindi poi se uno con l'analisi alla mano dice ma funziona o non funziona, tutti quelli a cui poi ho realizzato l'impianto sono addirittura sorpresi dall'efficacia. Comunque che tornando un po' alla storia, appunto una 15ina d'anni fa poi ho deciso che questo doveva essere il mio lavoro, quindi ho fatto poi la mia strada, mi sono laureata e ho cominciato a lavorare qui in libera professione, quindi noi siamo uno studio di consulenza ambientale
piccolo, perché è formato sostanzialmente da me, e poi mi avvalgo di altri consulenti, chiaramente in fase di realizzazione a seconda della dimensione dell'impianto, perché la fitodepurazione può essere utilizzata sia proprio per le piccole utenze, quindi lo scarico domestico nella casa di campagna dove non c'è la fognatura pubblica, e in questo ha un forte, diciamo, cioè rispetto al tradizionale vecchio pozzo nero, che per fortuna, per normativa, ora non si può più utilizzare, siamo passati alla fossa IMOP. La fitodepurazione dà quel grado di depurazione in più che, prima di tutto, chiaramente permette di scaricare delle acque pulite in acque superficiali, quindi di non inquinare i fiumi e anche i mari, perché non dimentichiamolo che poi noi adesso comincia la stagione estiva, andiamo al mare e il mare è sempre più conciato, non solo per l'eutrofizzazione, la proliferazione di alghe, insomma abbiamo la nostra riviera adriatica, ma insomma un po' questo è il problema dei nostri fiumi e dei nostri mari, che nasce appunto da lì, non solo chiaramente dalle piccole case sparse, anche dai depuratori, perché anche quando ci sono, non sempre chiaramente ci sono dei malfunzionamenti, no? A volte che sono anche fisiologici, perché proprio il livello di depurazione, anche un depuratore che funziona molto bene, comunque anche quando scarica, anche in tabella, non ci consente a volte di avere proprio le garanzie poi di balneabilità magari del mare. Quindi la fitodepurazione può essere utilizzata, dicevo, sia in ambito proprio piccolo, per le piccole case sparse, ma sia anche in ambito proprio urbano, quindi per affinamento dei grossi depuratori a fianghi attivi, oppure, cosa che ancora in Italia vedo veramente praticamente realizzata, anche in ambito proprio urbano, cioè quando si concepisce una nuova lottizzazione, una nuova area proprio di urbanizzazione, se pensata prima, ogni singolo lotto potrebbe avere il suo giardinetto e a fianco il suo impiantino, che occupa veramente poco spazio, parliamo di 3-4 metri quadri ad abitante, quindi con un 20 metri quadri ogni singola casa teoricamente potrebbe avere la sua depurazione, chiudere lì il ciclo, quindi scaricare e senza dover poi creare il collegamento, la fognatura, che sono tutti i costi, arrivare al depuratore centrale e scaricare poi, perché il depuratore, prendiamo il nostro Malcasale, pur funzionando benissimo, è un depuratore, diciamo, fiore all'occhiello, possiamo dire, però se andiamo a guardare l'acqua di scarico, lì nel Canalazzo Tassoni, insomma, vediamo che ancora non è proprio acqua dove ci andiamo a fare il bagno, no? Quindi lì è proprio il limite della tecnologia. Infatti già a Malcasale comunque sono partiti anche dei progetti per l'affinamento, per ad esempio il riuso, perché poi tutte queste acque, perché noi lavoriamo anche sul discorso del riutilizzo, perché l'acqua poi è sempre una risorsa, quindi se noi la sporchiamo ma la restituiamo così al fiume, lui ci mette molto di più poi, diciamo, a riprendersi. Se invece riusciamo ad affinarla ancora di più e a riutilizzarla ancora, dove? In agricoltura o all'interno della casa, negli sciacquoni del water, per lavare la macchina, per irrigare le zone verdi, cioè tutti quegli usi, diciamo, non potabili, allungheremo sicuramente il ciclo. Adesso io non vi voglio fare una dissertazione sulla fitodepurazione, potremmo parlarne per anni, comunque insomma questo è l'approccio. Vi do solo magari due dati, diciamo, per darvi un po' un ritorno, quindi lavorando, ecco, sul nostro campo di battaglia, le criticità che abbiamo incontrato in questi anni sono state sicuramente quelle legate alla la normativa che non ci aiutava. Adesso man mano andando avanti, prima la 152 del 99, ora il testo unico sull'ambiente del 2006 e poi il piano di tutela delle acque, insomma stiamo andando avanti, quindi anche noi abbiamo un ambito di lavoro un po' più agevole, però spesso proprio a livello piccolo, cioè quando sono gli stessi tecnici che devono controllare gli impianti, paradossalmente abbiamo una normativa magari che funziona con tutte le sue, però magari non è molto chiara, il tecnico non conosce, perché spesso è così, il tecnico ARPA non conosce che cos'è la fitodepurazione, dice no, è meglio l'ossidazione totale o altri sistemi, che poi sappiamo che, siccome richiedono energia elettrica, siccome comunque anche loro costano eccetera, poi finisce che
molte non funzionano, quindi ecco la criticità forse a livello proprio di lavoro è quella. Il positivo è sicuramente appunto quello che dicevo a livello normativo, il fatto che comunque abbiamo una lettera, si sta formando e spero che pian piano, come negli altri settori appunto nuovi, ci sia appunto sono positiva, ecco, nel senso che vedo che appunto anche in università adesso cominciano ad aprire dei corsi, quindi sicuramente siamo in miglioramento. Ecco. Grazie.